Bergamo, 13 giugno, Covid-19, ora facciamo i conti. La prima grande manifestazione di piazza dopo la chiusura. Siamo qua con Antonello Patta, segretario regionale di Rifondazione Comunista Lombardia. Come mai siamo qua, Antonello, oggi? Oggi, come Rifondazione Comunista Regionale, siamo qui per lottare per la giustizia e la verità. Mettiamo sotto accusa chi ha deciso di trasformare la provincia di Bergamo nella provincia più colpita del mondo e ha trasformato le case di riposo in lazzaretti. Parlo di responsabilità, di decisione, non di errori, perché di fronte alla gigantesca pandemia che era già sotto gli occhi di tutti, tra l'ascoltare le sofferenze della popolazione e ascoltare gli interessi di Confindustria, si è scelto di ascoltare gli interessi di Confindustria. Si sono messi al primo posto i profitti invece della salute dei cittadini. È per questo che non si è voluta fare la zona rossa nella provincia di Bergamo. Una scelta drammatica con conseguenze spaventose sulla tutta la popolazione bergamasca che paga con decessi, sofferenze, lutti, un numero enorme di famiglie che è stato colpito. E adesso tentano di impedire che venga fatta giustizia rimpallandosi le responsabilità, quando è evidente che le responsabilità sono di tutti, sono della Regione Lombardia come sono del governo. Hanno discusso insieme, avevano chiaro quello che stava succedendo, hanno preferito consultarsi con Confindustria, fare gli incontri col presidente degli industriali invece che ascoltare la popolazione. E allora siamo qui perché devono pagare, per chiedere che le persone di Bergamo abbiano giustizia, che le famiglie vedano, se non risarcite, perché i lutti non si risarciscono, quantomeno che venga alla luce la verità. E siamo anche qui perché quello che è successo in questa pandemia, in particolare a Bergamo, è il frutto di un sistema politico, di un sistema sanitario che privilegia le malattie dei ricchi, che privilegia l'efficienza dei grandi ospedali con ricchi macchinari, invece di stare attenta alla prevenzione, di lavorare sulla prevenzione. Sono stati tagliati i letti, sono state tagliate le spese per la prevenzione, si sono emarginati i medici, si sono ridotto il numero degli organici. Si è portata questa sanità, famosa per gli episodi di corruzione, al collasso. La corruzione che c'è stata in questi anni è esattamente il risvolto della privatizzazione, della consegna ai privati, delle valanghe di miliardi per arricchire la sanità privata e impoverire quella pubblica. Devono andare a casa. Quindi la nostra è una battaglia su questi livelli. Giustizia a casa chi ha gestito la regione, ma è una battaglia anche contro il governo, che a giudicare da come sono partiti gli stati generali a Roma mostra di non volere cambiare musica, di continuare a mettere al primo posto le esigenze dell'impresa e del profitto e non le esigenze delle persone, le esigenze dell'ambiente di cui la pandemia è un risvolto, le esigenze di chi soffre, tanti soldi alle imprese, nessuna seria idea di un investimento futuro per il rilancio della sanità pubblica e del pubblico in senso lato. Quindi la nostra condanna in ordine, verità e giustizia per chi ha patito tremendamente gli effetti della pandemia, per le decisioni che sono state prese, cacciata di chi governa la Regione Lombardia. Denuncia fortissima della scelta che sta facendo, delle scelte che sembrano voler instradare il governo Conte in una direzione, perché appare che tutto possa cambiare, ma che invece alla fine nulla cambi e si torni esattamente peggio di prima. Grazie Antonello Patta, Rifondazione Comunista.